È stata inaugurata a Paderno Dugnano la nuovissima flagship station di Kuwait, un insieme di innovative soluzioni architettoniche e tecnologiche che coniugano tradizione e sostenibilità ambientale, creando lo spazio ideale di servizio alla mobilità in un contesto di transizione energetica. Situata lungo la superstrada Milano-Meda, si sviluppa su un piazzale di 8.000 metri quadri, garantendo numerose postazioni di rifornimento sia per veicoli con motorizzazione tradizionale endotermica, benzina, gasolio, GPL e a breve metano, che per quelli elettrici. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti i vertici di Kuwait, con il presidente Nawaf al-Sabah e il vicepresidente esecutivo marketing Azam al-Mutawa. La ragione per cui siamo qui durante questa pandemia è perché Kuwait continua a dare molta importanza al fatto di sviluppare il proprio rapporto con i propri clienti qui in regione Lombardia e anche nel resto d'Italia. A rappresentare invece Kuwait Italia c'era l'amministratore delegato Giuseppe Zappalà. È un passo importante, è un segnale di ripartenza, un investimento importante in un momento di difficoltà economica del nostro paese. Rappresenta l'interesse della Kuwait per il mercato italiano, l'interesse della Kuwait per soddisfare i bisogni dei consumatori e soprattutto l'interesse della Kuwait per produrre dei prodotti a più basso impatto ambientale. Un progetto architettonico ambizioso ispirato alle vele della Dow, la tipica imbarcazione del Kuwait, che punta a un'elevata digitalizzazione nella comunicazione con il cliente, soluzioni innovative di efficientamento energetico, illuminazione a LED con sensori di movimento, impiego di materiali riciclabili, utilizzo di energie rinnovabili. La costruzione dell'impianto è stata proprio studiata affinché la sostenibilità fosse al centro dell'attenzione. Diciamo che è una stazione unica nel suo genere, non credo che in Europa o nel mondo ci siano stazioni simili, sicuramente qualcuna ma non moltissime, non è una cosa standard realizzare un hub di servizi di questo tipo.